Come sarà il Natale da Mediterranea? Come al solito ce lo illustra Azzurra. Dove buongiorno siamo qui? A tutti. Buongiorno, qui siamo nel Banco dei Panati. E, iniziamo subito con le verdurine pastellate, gli anelli di cipolla, mini fagottine alle erbe con formaggio. Questo è il triangolino specca e patata, molto gustoso. I cremini che quest'anno sotto Natale vanno sempre, le mozzarelline. I fiori di zucca, questi qua ripieni con alice e mozzarella, l'hamburger di totano, le olive ascolane, quelle sono buonissime, sono da provare. Per copiare con i cremini. Esatto, per il fritto di Natale. Certo. Bocconcino di baccalà pastellato, bastoncini di merluzzo, croccolone, merluzzo con la crema di spinaci. Come si chiama? Croccolone. Come piace a te, fra. Sì. Fettucce di totano panato, hamburger di verdure. Questi sono i funny fish per i bambini, questo è il merluzzetto a forma di stellina, insomma, misto. Filetto di merluzzo panato, leggero e croccante. Bocconcini di salmone e formaggio, quelle anche gluten free. Poi c'è la new entry, lo stinco. Un bello stinco da fare al forno oppure con il sugo. Questo è lo stinco di maiale, già tagliato peraltro. Lo stinco di maiale? Sì. Frittura mista pastellata, anello alla romana. Bocconcino di merluzzo. Crunchy fish, quello è il merluzzo ricoperto di patatine, molto croccante. Il buonissimo baccalà pastellato da fare fritto oppure a forno. L'arancino, questa è un'altra novità che va a ruba. Arancino, ripieno con riso, pomodoro, mozzarella e un po' di carne. Lo spiedino, calamari e gambero panato da fare a forno. Le chele di granchio. E qui sotto abbiamo i gamberi in tempura da friggere che sono molto molto croccanti. Poi abbiamo l'altro croccolone con merluzzo e pomodoro, il filetto di platessa panato, le alici panate e qui abbiamo la carne, filetto di pollo, birbe di pollo, l'aletta, quella è buona, è piccantina. E infatti c'è tutto il colore, che cos'è, ripeti? E l'aletta di pollo. Così? Sì, sì, questa è semplicissima, buona, gustosa. La vedi intaccare qua col pesce? Esatto. Il toast, il roast di patate con prosciutto e formaggio all'interno, il cordon bleu, l'ortaiola, quindi pollo e spinaci, e lì abbiamo l'hamburgerino abruzzesissimo di scottona. Sì, sì. Perfetto. Poi, questa è una chicchetta, questa è la mozzarella al tartufo. La mozzarella al tartufo? Sì. Sì, sì. E dove ci rechi adesso? Dove ci guidi? Dove beh, ci facciamo porti? Il banco, diciamo, quello special guest di Natale. Continuiamo qui con le cose gratinate, quindi cozze gratinate già pronte da mettere al forno, cannolicchio gratinato, sfiziosissimo pure da mettere al forno. Proprio ieri, fra, visto che tu vuoi sempre sapere le new entry, abbiamo le seppie gratinate. Le compriamo noi. Hai visto? Gli arrosticini, sì, gli arrosticini di totano, le olive di pesce, perché oltre all'oliva ascolana abbiamo l'oliva di pesce, il calamaro buonissimo Patagonia, ce l'abbiamo sia in blocchetto pulito che sporco, questo è veramente tenerissimo. Il calamaro della Patagonia. Sì, Patagonia, questo è tenerissimo, per fare la fritturina, per fare un'insalatina, per fare gli spiedini, per fare un buon primo, questo è veramente buonissimo. Patagonia. Filetto di branzino, coda di rospo, sogliola Dover, questa è molto buona anche, fiore di nasello, buonissima coda di rospo, io la consiglio anche sempre per la vigilia di Natale, questa è congelata a bordo, buonissima, ci sono anche diverse pezzature, merluzzo decapitato, filetto di platessa senza pelle, filetto di orata che abbiamo in offerta, cuore di merluzzo, questa è un'altra new entry, burger di salmone, qui c'è solo salmone, non ci sono altre, solo salmone, tutto salmone, questo da fare sulla piastra, in padella. Questa è la novità, eh? Sì, baccalà a pezzi, branzino eviscerato intero, sì. Quindi seppiolina già pulita, moscardino, filetto di sgombro, come dicevo la codina di rospo un po' più piccolina, sempre congelata a bordo, buonissima da fare al forno ma anche in padella, questa anche da fare in umido è buonissimo con un bel guazzettino, spiedino di calamaro e gambero come abbiamo visto quello panato, questo è senza panatura da fare sulla piastra, anche molto indicato per i celiaci, filetto di persico, frittura mista senza spine, poi abbiamo i preparati per i primi qui, fantastici, misto a scoglio,
asparagi e gamberetti, insalatina di mare, qui chiudiamo con i filetti merluzzo e pangasio. Quello è nuovissimo, questo è il rettangolo alla cernia. Beh, questo è molto, diciamo, una chicca molto sfiziosa. Preparato zucchine e gamberetti, questa è la pentolaccia, la paella, gnocco classico, gnocco della cambusa, polpo e patate, già pronto, precotto, da mettere direttamente in padella, fiocchetti di salmone col pesce da fare direttamente in padella, orecchiette cime di rapa e gamberi, veramente buone, gnocchi rossi col pesce, preparato per risotto, senza gusci, per qualsiasi anche tipo di pasta, cozze senza guscio, cozze col guscio, vongole dell'Adriatico chiuse, vongole sgusciate, miscuglio di paranza per aggiungere al calamaro patagonico per una buona frittura seria, la lumachina Adriatico sempre, è già precotta, quindi è già pronta per essere messa nel sugo, ok? La rondellina di totano tenerissima, la trippa di rospo per gli amatori proprio, la seppia grande buonissima, tenera tenera come il burro, provare per credere, spada, trancio di spada, trancio di verdesca orata intera e viscerata, il polpo buonissimo per fare una buona insalatina oppure da mettere con le patate caldo. Quindi io ho visto un gigante. Sì. E cos'è? Beh, qui lì per la vigilia con una bella famiglia ce la vuole una bella cernia, una da mettere cernione. Al forno. Quella è una cernia decapitata. La carne della cernia è veramente prelibata. C'è il filetto di merluzzo nordico, sarebbe il baccalà, buonissimo. Questo è il trancio di salmone, il calamaro. E poi abbiamo la razza, che questa ce la chiedono parecchio, la razza, la coda di rospo congelata a bordo, di diverse pezzature, questa sempre da mettere al forno, oppure anche da farci delle cotolette, delle sfiziose cotolette, e il rombo, anche quello è congelato a bordo. Rombo chiodato, congelato a bordo, c'è un prezzo fantastico. Rombo chiodato, a bordo congelato. A bordo congelato.